benvenuti al terzo appuntamento con Salute e Benessere. Siamo sempre presso il Dipartimento di Medicina Nutrizionale dell'azienda ospedaliera Rummo di Benevento in compagnia del dottore Luigi Coppola. Allora, nella scorsa puntata, dottore, abbiamo valutato lo stato nutrizionale complessivo della signora Antonietta, che gentilmente si è resa disponibile a farsi seguire in questo percorso di rieducazione alimentare. Prima di passare poi a vedere quale sarà il regime alimentare che dovrà seguire e a parlare delle intolleranze alimentari, alle donne interessa spesso, dottore, non solo dimagrire ma anche rimodellare il proprio fisico, e quindi insomma qui andiamo nello stretto settore dell'estetica, che però è molto importante oggigiorno. Sappiamo quanto è importante presentarsi bene anche dal punto di vista lavorativo, quindi in che modo è possibile rimodellare anche il corpo? Con la valutazione dello stato nutrizionale che noi abbiamo realizzato alla signora Antonietta, abbiamo determinato le masse corporee della persona, ma non la loro distribuzione nel corpo. Quindi abbiamo avuto un'informazione attraverso l'impedenziometria della quantità della massa grassa, della massa magra e dei liquidi. Però, come giustamente lei chiedeva e faceva notare, molto spesso la richiesta che proviene dall'utenza è anche quella di conoscere e correggere una errata distribuzione del grasso nell'ambito dello schema corporeo. Questo non è, per la verità, mi permetto di correggere quanto è stato detto, non è una condizione semplicemente estetica, perché la topografia del grasso del nostro organismo segue anche un decorso che è legato a patologie endocrine, a patologie metaboliche. Spesso infatti si dice proprio il grasso viscerale, ad esempio, è molto Perfetto. Pericoloso, quindi è legato Certo. a questo aspetto. E da questo punto di vista, quindi, sempre nell'ambito della valutazione dello stato nutrizionale, noi andiamo a registrare le cosiddette circonferenze corporee. Una circonferenza che esprime questa quantità del grasso centrale o viscerale è la circonferenza ombelico-bisiliaca, la cosiddetta circonferenza addominale, perché essa è diretta espressione del cosiddetto rischio cardiovascolare. Nel maschio non deve superare i 102 centimetri, nella donna è bene che sia al di sotto degli 88. Quindi già la misurazione di questa circonferenza ci dà una idea di quello che è il rischio potenziale cardiovascolare della persona che abbiamo di fronte, e ovviamente siamo in grado di mettere in atto tutti i correttivi adeguati. Poi il tutto è completato dalla registrazione di altre circonferenze, in particolare la circonferenza della vita e la circonferenza dei fianchi, ed è il rapporto vita-fianchi che esprime poi la distribuzione del grasso all'interno del nostro organismo e la distingue nella cosiddetta obesità di tipo androide, in cui il grasso è distribuito soprattutto a livello del collo, del volto, delle spalle e dell'addome, ma al di sopra dell'ombelico, quindi la cosiddetta obesità a mela. E questa è una obesità che molto spesso si associa ad alterazioni della pressione arteriosa, della glicemia, del livello di colesterolo, di trigliceridi. Quindi è un tipo di obesità che, oltre ad avere, come dire, una azione sullo schema corporeo, quindi determina un'alterazione del modellamento dello schema corporeo, è espressione di patologie metaboliche specifiche ed è un rischio di patologie che possono realizzarsi. L'altro tipo invece di distribuzione alterata del grasso corporeo è quella cosiddetta di tipo ginoide, ed è caratteristica a livello dei fianchi, a livello delle anche, delle cosce e dell'addome, ma al di sotto dell'ombelico. È la cosiddetta obesità pera, più tipicamente femminile.
Bene, anche questo tipo di accumulo del grasso in queste zone del corpo è espressione di un'alterata dinamica degli ormoni estrogeni della persona e quindi ci fa pensare ad una serie di patologie che dobbiamo andare a diagnosticare ed a correggere, così come la distribuzione androide è più suggestiva di patologie del surrene o a livello pancreatico ed anche in questo caso abbiamo delle informazioni per poter realizzare un approfondimento diagnostico. In questo modo noi siamo in grado di far dimagrire la persona, nel senso che ridurrà la sua massa grassa e incrementerà la sua massa magra, ma anche di rimodellarla, perché siamo in grado, con gli approfondimenti diagnostici, con le opportune terapie, di far riassorbire questo grasso che si è accumulato in queste zone del corpo attraverso un riequilibrio endocrino-metabolico. Come avviene questo intervento? È soltanto dal punto di vista nutrizionale o ci sono anche delle terapie da seguire? È un intervento combinato. Dal punto di vista nutrizionale noi ovviamente possiamo suggerire dei piani alimentari che possono favorire lo sblocco di alcune condizioni metaboliche o endocrine di difficoltà a livello pancreatico, oppure possiamo suggerire piani nutrizionali che siano in grado di contribuire a riequilibrare la produzione ormonale dell'ovaio, quindi produzione sia estrogenica che progestinica. Ma ovviamente siamo in grado di dare anche un ulteriore apporto attraverso altre terapie localizzate, che ripeto sono delle terapie di riequilibrio endocrino-metabolico, ma che possono dare anche alla fine un risultato anche sullo schema corporeo ed in particolare noi realizziamo presso la nostra struttura la mesoterapia biologica. Di cui poi parleremo in seguito. E anche per questa puntata c'è la signora Antonietta che ringrazio per essere così disponibile verso il nostro programma. Signora, innanzitutto cosa l'ha spinta a chiedere l'aiuto dell'azienda ospedaliera Rummo, nello specifico insomma, del Dipartimento di Medicina Nutrizionale a seguire una dieta? È perché vedevo che da sola non riuscivo. Quindi ingrassavo anche stando un pochino attento, allora ho pensato di chiedere aiuto al dottore perché non mi accetto più, vedo che il peso aumenta sempre più e quindi sia un po' per l'estetica e anche per salute principalmente perché ho altri problemi, quindi il peso è importante per me, quindi voglio vedere di risolvere questo problema. E allora andiamo a proseguiamo dunque con questo viaggio che la porterà verso un benessere totale. Dottore Coppola, siamo quasi pronti per il piano nutrizionale personalizzato della signora Antonietta. Sì, certo. Questa è una sottolineatura che mi fa molto piacere riprendere, nel senso che presso la nostra struttura di nutrizione e dietetica, per la metodica che seguiamo nell'analisi dei nostri pazienti, ovviamente ognuno ha un piano nutrizionale specifico, adeguato, articolato sulla persona che abbiamo studiato. Infatti con la valutazione dello stato nutrizionale, che ripeto è per tutti il momento necessario e fondamentale prima dell'elaborazione del piano nutrizionale, abbiamo studiato, investigato, analizzato la persona che abbiamo di fronte e ora siamo in grado di cominciare a pensare come articolare questo piano nutrizionale specifico. Ovviamente seguiremo delle linee generali che ognuno per la propria formazione di studio, ma anche tenendo conto di quelle che sono le linee guida internazionali, mette in pratica. In primo luogo noi siamo in genere orientati nell'organizzare una cronodieta. Cosa significa? Spieghiamolo in termini molto semplici. Poiché nel nostro organismo
gli ormoni vengono prodotti seguendo un ritmo giornaliero, noi cerchiamo di inserire nel diario alimentare cibi che, ingeriti in una certa ora della giornata, troveranno nel sangue gli ormoni corrispondenti che li metabolizzano. Quindi questi cibi non verranno accumulati, visto che sono completamente attaccati dagli ormoni circolanti presenti nel sangue. Questo tipo di impostazione ha il vantaggio di non creare accumuli eccessivi, depositi eccessivi, ovviamente con la giusta dose dei nutrienti nell'ambito del nostro organismo. Ha però forse un piccolo vincolo per il paziente, che è quello di non poter spostare i cibi del pranzo alla cena, ma soltanto di poter cambiare il pranzo di un giorno con quello di un altro e viceversa. Altro criterio che a nostro parere è molto utile, che quindi mettiamo in pratica nei nostri piani nutrizionali, è quello di selezionare cibo a basso indice glicemico. Ormai è risaputo, è l'insulina l'ormone che stocca il grasso nelle nostre cellule. Ed allora, per evitare che questo ormone faccia un danno eccessivo al nostro organismo, noi dobbiamo mantenere costante nel nostro sangue il livello del glucosio, la cosiddetta glicemia. Questo si ottiene attraverso l'utilizzo di cibi che non fanno realizzare un grosso picco alla glicemia e quindi, mantenendo costante questo valore, più o meno costante nell'arco delle 24 ore, non determinano grosse secrezioni, picchi di insulina e quindi grosse stratificazioni di grasso nel nostro organismo. Ora, questa che può essere e può sembrare una regola teorica, poi si mette in pratica con estrema facilità, lo dicevamo la volta scorsa, non faremo mangiare le penne al nostro soggetto, ma gli spaghetti, noi gli faremo mangiare le carote cotte ma crude, non il riso arborio ma quello basmati, insomma, e così via, con piccoli accorgimenti tecnici. Ovviamente nell'ambito di questi principi che seguiamo nella pianificazione del diario alimentare, poiché la nostra è una struttura che, come abbiamo già ampiamente chiarito, si occupa anche di medicine complementari, che a nostro parere si sposano molto bene con il settore della nutrizione, ovviamente utilizziamo anche un portato specifico delle medicine complementari, della nutrizione biologica in particolare, che è il discorso delle intolleranze alimentari. Chiarisco tuttavia che non bisogna enfatizzare questo argomento, come forse erroneamente è stato fatto in passato e lo si è fatto anche scadere ad argomento consumistico. Si potevano realizzare e registrare intolleranze alimentari nelle erboristerie, nelle farmacie, chiunque in un angolino si dotasse di un apparecchietto non molto, diciamo, specialistico e non ben adeguati ed omologati, realizzavano questa misurazione con ovviamente caratteristiche che non rispondevano alle regole della medicina cinese dell'elettroagopuntura, e quindi si consegnavano al paziente degli elenchi di cibi da eliminare, non si sapeva nemmeno per quanto tempo, e ovviamente, ecco il lato più consumistico, anche poi una prescrizione di più o meno cosiddetti integratori alimentari, drenanti. Allora, sgombriamo il campo da questi equivoci. Noi diamo al discorso delle intolleranze alimentari il ruolo e il significato che devono avere, che non è il significato predominante. Le dottoresse che collaborano con me presso questa struttura sanno bene che noi offriamo anche questo test delle intolleranze alimentari come un'arma in più, come una freccia in più che abbiamo nel nostro arco, ma nell'ambito, tassello, in sì, effetti, ma nell'ambito di un piano nutrizionale che abbiamo detto organizziamo anche con altri principi. Ma queste intolleranze alimentari, che sono molto spesso state criticate, perché hanno un ruolo importante, significativo nella pianificazione di un diario alimentare? Perché oggi
il cibo che noi introduciamo non ha solo una valenza nutrizionale e una valenza calorica, perché ormai è risaputo, i cibi che consumiamo tutti i giorni, che arrivano tutti i giorni sulle nostre mense, non sono i cibi di una volta, perché sono cambiati i processi di coltivazione. Pensiamo ai fertilizzanti, pensiamo ai concimi che oggi vengono utilizzati. Il processo di produzione di un cibo, di conservazione. Quindi tutti i cosiddetti additivi alimentari, che pur non facendo parte della costituzione di un cibo, purtroppo ci sono oggigiorno, perché la catena di distribuzione, di produzione, di conservazione degli alimenti lo prevede. Questo materiale presente nei cibi, che nulla ha a che vedere con i nutrienti, ha un potere immunologico, nel senso che ha un potere di scatenare delle infiammazioni a carico del nostro intestino. E se noi pensiamo che la superficie assorbitiva dell'intestino è di 300 metri quadrati, ci renderemo conto come ogni giorno delle sostanze che provengono dall'ambiente esterno e che sono cariche anche di questi prodotti che non sono proprio self per il nostro organismo, possono scatenare importanti reazioni. Certo. Se noi teniamo conto che il polmone ha una superficie di 30 metri quadrati e la cute di soli 2 metri quadrati, rispetto ai 300 metri quadrati del nostro intestino, è evidente che il discorso nutrizionale, come carica di stimolo del potere immunitario, è importante. E poiché nel nostro intestino vi è un tessuto linfatico molto attivo, un tessuto immunitario molto attivo, questo tessuto comunica con delle mucose presenti a distanza, attraverso dei messaggeri che circolano nel nostro sangue e che sono dei mediatori, per cui una volta che queste sostanze estranee veicolate dai nutrienti a livello intestinale inducono una stimolazione immunitaria, questa stimolazione dal tessuto linfatico dell'intestino viene trasmessa a distanza al tessuto linfatico di altre mucose. Facciamo l'esempio delle mucose dei semi paranasali o le mucose anche delle tonsille e di tessuti limitrofi, possono sostenere a distanza dei processi infiammatori che partono come stimolo dall'intestino. Ecco allora che è importante interrompere questo circolo vizioso, e quindi il soggetto avrà un giovamento che sarà sicuramente su quella che è la sua condizione nutrizionale, su quella che è la sua condizione anche intestinale, perché ogni volta che vi è un'immunoflocosi a livello dell'intestino il primo segnale è il gonfiore, la distensione addominale, ma avrà anche un beneficio di carattere generale. Andiamo ora a vedere con la dottoressa Valeria Cillo quali sono le intolleranze alimentari della signora Antonietta. Allora, dottoressa, che tipo di test si effettua? Allora, noi andremo ad effettuare questo test mediante la metodica EAV-GOLD, che ci permetterà di andare ad identificare un sovraccarico tossico-metabolico immunitario causato appunto dalla dieta giornaliera, quindi dall'assunzione giornaliera degli alimenti. Ecco, dunque, di qualche alimento che potrebbe momentaneamente nuocere alla signora Antonietta. Andiamo a vedere dunque praticamente come si effettua. Allora, il noi metteremo degli elettrodi, questo è un emulatore degli alimenti. Quindi sul polso? Sì, sul polso. Un elettrodo che viene stretto a pugno e un altro elettrodo che trasmetterà il segnale, quindi ci permetterà appunto di valutare su determinati punti della cute, quindi la misurazione va fatta sui meridiani dell'acupuntura della medicina tradizionale cinese, quindi sono le che corrispondono alle terminazioni della zona periungueale e delle falangi. Quindi possiamo procedere. Procediamo e vediamo praticamente cosa accade. Il tutto ovviamente è collegato su un monitor. Quindi faremo prima una ricerca del punto
che si lascia maggiormente investigare. Da sottolineare che questi punti dei meridiani sono quelli appunto che presentano una maggiore conducibilità, per cui hanno un maggiore potenziale e si lasciano investigare meglio. Tra i vari punti adesso andremo a vedere quale di quelli specifici, quale specifico punto si lascia valutare meglio. Ecco, vediamo. Nel frattempo magari io le chiedo se la signora deve mangiare prima di venire oppure deve venire digiuna. Signora, sì, questo può procedere nel frattempo. Viene digiuna, ben idratata e possibilmente senza oggetti metallici. Che potrebbero, signora, che poi potrebbero falsare le misurazioni. Certo, insomma. Sicuramente. Quindi noi abbiamo bagnato con semplice acqua per il semplice motivo che nel momento in cui la signora dovesse presentare situazioni di sudorazione della mano oppure pelle molto secca oppure ha fatto utilizzo di creme, pomate, noi andiamo a rimuovere quella patina, insomma, che può creare problemi al testo. Allora, qui vediamo che ci sono dei punti che corrispondono a quelli che noi andiamo a testare. Ecco, procediamo dunque con il test. Ok, adesso mette l'elettrodo nell'altra mano e valutiamo anche quest'altra mano, i punti del meridiano. E quindi si procede nello stesso modo che... Ecco qui, quindi una volta valutato il punto che si lascia investigare meglio, noi procediamo con un'investigazione, andiamo a fare delle domande specifiche alla signora sugli alimenti che abitualmente consuma nella sua dieta, sugli alimenti che noi sappiamo che introduciamo generalmente nel nostro piano nutrizionale per vedere se effettivamente ha qualche intolleranza o qualche sensibilizzazione a un determinato alimento e onde evitare ovviamente di introdurlo poi successivamente con la dieta. E procediamo con questa investigazione. Ecco, ora dunque, dopo che la signora Antonietta ha detto quali sono i cibi che maggiormente consuma, andiamo a testare alcuni degli alimenti, dei singoli alimenti. Vediamo in che modo. Abbiamo trovato quindi il punto che si lascia valutare meglio e andremo sempre a testare sullo stesso punto. Quindi il punto era questo. Quindi abbiamo visto tre cibi, tre alimenti. Che cosa abbiamo venuto visto? Fuori? Come abbiamo visto, c'è una freccia sul terminale dove noi abbiamo una scala analogica che arriva fino a 100. Sì. Diciamo che il valore approssimativo che noi consideriamo ideale ha un range tra 45 e 60, una media di 50, insomma. E valori superiori all'andamento di questa freccia che noi vediamo rappresentano una infiammazione in atto, mentre valori inferiori rappresentano una degenerazione di un tessuto in atto, insomma. Ecco, e quindi si procede poi così per tutti gli alimenti che la signora e gradualmente insomma che andrete a valutare della signora. Allora, dottore, questi sono gli alimenti che abbiamo testato. Dottore Coppola, allora ormai siamo pronti per dare la dieta alla signora Antonietta. Una raccolta di dati e dunque a cosa si arriva? Dunque, la dottoressa Cillo ha terminato il test EAV per le intolleranze alimentari e ovviamente noi abbiamo delle indicazioni in base
al risultato che l'apparecchiatura ci ha fornito. Ovviamente anche questo risultato che ci fornisce l'apparecchiatura, per quanto l'esame sia stato condotto in maniera accurata, va criticato, va interpretato. Quindi non si prende il risultato della macchina e pedissequamente si tolgono tutti i cibi che risultano come dire, sospetti di sostenere determinati blocchi endocrini o metabolici. Ma tenendo conto di tutta la valutazione che abbiamo realizzato della persona che abbiamo di fronte, decidiamo quali cibi temporaneamente sospendere. E chiarisco, nessun cibo va eliminato in maniera definitiva. Ecco perché l'intolleranza è diversa dall'allergia. Assolutamente. Questo lo specifichiamo. Le allergie sono sostenute da reazioni da immunoglobuline E. Le intolleranze alimentari nulla hanno a che vedere con le immunoglobuline E e per questo non sono investigate con gli esami specifici per le allergie tipo il PRIST, tipo il RAST, tipo il PRIC test. Non sono esami che possono rivelare intolleranze alimentari, ma sono delle alterazioni transitorie della funzionalità del nostro intestino che rientrano con appositi regimi correttivi e ancora meno hanno a che fare le intolleranze investigate con questa metodica con il morbo celiaco o l'intolleranza al lattosio. Chiariamo, sono altre cose, altre patologie più importanti che sono di pertinenza di altri settori e non di quello strettamente seguito presso la nostra struttura. Dopodiché, mettendo insieme questi dati che abbiamo ottenuto con i principi generali di cui abbiamo parlato, cronodieta, basso indice glicemico, distribuzione dei cibi nell'arco della giornata, due spuntini e tre pasti base, colazione, pranzo, cena, siamo pronti per elaborare il nostro piano nutrizionale e la dottoressa Melisi è pronta, in base alle indicazioni che ora daremo, per elaborare questo piano. Ecco, mentre la dottoressa elabora il piano nutrizionale, dottore, io le chiedo, ci si aiuta anche con altro, magari, non so, qualche tisana, attività fisica, chi magari è abituato alla palestra o a qualche sport o a una semplice passeggiata, come si va ad integrare con la dieta? Altro discorso fondamentale che lei sta toccando. Certamente una volta che abbiamo stabilito il piano nutrizionale più adeguato per la nostra signora Antonietta, abbiamo anche bisogno di ricostituire quella che è l'eubiosi intestinale, l'equilibrio dell'intestino, che molto spesso è alterato, che è alla base di alterazioni anche dei processi di assorbimento e metabolici. Molto utili sono i fitoterapici a questo scopo, ma chiariamo ancora una volta, la fitoterapia è una branca della medicina che deve essere guardata con estremo rispetto ed anche con la massima cautela. Non per nulla, anche l'Ordine dei Medici della provincia di Benevento ha in maniera veramente molto encomiabile istituito un albo dei medici esercenti la fitoterapia, perché non tutti i medici hanno conoscenza di questo settore. Ed allora io guardo veramente con grossa preoccupazione invece a quelle grosse distribuzioni che si trovano anche a livello degli ipermercati, di quelle catene che vanno e veicolano e commercializzano anche i cosiddetti integratori alimentari che poi contengono invece delle sostanze fitoterapiche con grossa disinvoltura, certo, e gestiti da personale che non è in grado di conoscere quelli che sono gli eventuali effetti collaterali. Faccio un esempio: noi utilizziamo molto spesso nelle nostre miscele, nelle nostre tisane, la pilosella, che è un ottimo drenante depurativo. Ma la pilosella, ad esempio, non può essere data ai pazienti che già fanno uso di diuretici o che soffrono di pressione bassa.
o comunque il ginkgo biloba, che viene utilizzato anche per favorire la circolazione, non può essere dato a pazienti che utilizzano farmaci che sono legati alla coagulazione. Ed allora, questi rimedi, la conoscenza del paziente è fondamentale. Questi rimedi sono molto utili, i rimedi della fitoterapia, parleremo poi anche di quelli dell'omeopatia che noi integriamo nella nostra prescrizione, ma devono essere appunto prescritti da chi ha conoscenza specifica di questo settore. Attività fisica, sicuramente la associamo a quelli che sono i nostri consigli, quindi piano nutrizionale, un drenaggio che può essere o fitoterapico o omotossicologico che sia, una corretta attività fisica, il che significa attività fisica aerobica di basso medio impatto, almeno 5 giorni su 7, perché questa attività fisica è in grado di incidere sul metabolismo basale. Dalla sinergia di questi elementi e nei casi specifici anche di un supporto ulteriore sulla base della componente psicologica dei nutrienti, perché il cibo, l'alimentazione, come penso ci occuperemo anche in un'altra occasione, ha una valenza affettiva, quindi con eventuali integrazioni da questo punto di vista o della medicina complementare, noi utilizziamo l'agopuntura ad esempio per mettere un po' a riposo il sistema nervoso neurovegetativo, per stimolare un po' il metabolismo basale, per rendere il paziente più tollerante nei confronti del piano nutrizionale, o in alcuni casi proprio un apporto psicologico che è possibile sempre richiedere nell'ambito della nostra struttura ospedaliera, completano, ripeto, questa sinergia di azioni che porta la persona non tanto a perdere dei chili di massa grassa o di peso, ma soprattutto a ristabilire quella condizione di benessere che apertura alla vita e rinascita della persona. Ecco, quindi appunto fare una dieta non è una cosa così semplice che si fa tra amiche, insomma. Certamente. Ecco, ora la dottoressa dunque ha stilato il piano nutrizionale che andremo anche un po' a vedere, vedremo anche se la signora Antonietta è soddisfatta. E io sono anche curiosa di vedere cosa potrà mangiare, perché a volte quello che spaventa di una dieta è appunto l'eccessiva ristrettezza degli alimenti. Invece, no, da quello che ho capito, ecco, siccome la nostra impostazione non è una impostazione calorico-quantitativa, ma metabolica-qualitativa, quindi insomma è un po' diversa. Diciamo sempre che i pesi non sono rigidi, non li possiamo raddoppiare. Certo, però tuttavia la bilancia va usata solo la prima volta, giusto per avere un'idea di quella che è la reazione, perché a volte quello bilance, frena via il fatto di dover pesare quotidianamente non gli alimenti. Non sono quei 10 grammi. Vediamo con la signora Antonietta dunque che cosa potrà mangiare, se è soddisfatta di questo piano nutrizionale. Beh, al mattino, signore, l'abbiamo messo come bevanda calda o dell'orzo solubile, che ha una funzione molto depurativa per la parete dell'intestino, quindi aiuterà anche la sua attività peristaltica intestinale, oppure dei tipi di latte depurativi. Purtroppo il latte vaccino è risultato positivo al nostro test dell'intolleranza alimentare, e quindi le abbiamo inserito il latte di soia o il latte di riso o il latte di avena, nei quali può inserire anche del caffè volendo, questo come bevanda calda. Poi le abbiamo messo delle fette biscottate integrali con della marmellata senza zucchero o del miele di acacia, che non stimola il pancreas, quindi è l'unico tipo di miele che le consigliamo, e per dolcificare, visto che lei è risultata positiva allo zucchero bianco, le abbiamo consigliato lo zucchero di canica. Questo è un esempio di una dieta che poi si evolve nelle varie fasi della giornata, ma che come vede non è restrittiva e attenta dal punto di vista qualitativo, ma nutre la persona, ridando quindi quella carica energetica importante per le sue attività quotidiane. Ecco, quindi signora, io devo eliminare qualche cosina, ma ne vale la pena. Io ringrazio la signora Antonietta, che poi comunque continuerà a restare con noi, noi la seguiremo un po' in tutto il suo percorso. Ringrazio il dottore Coppola e ci vediamo la prossima settimana.